Uno degli argomenti principali, soggetto a domande sotto i miei video ormai da sempre, sono le cuffie da gaming. Tantissimi di voi in questi anni mi hanno chiesto che cuffie utilizzo, quali cuffie consiglio, quali sono le migliori cuffie economiche, tante domande di questo tipo. Questo perché si sa, le cuffie da gaming comunque per chi gioca sono importantissime. Il poter sentire bene il rumore del gioco è importantissimo, soprattutto su un gioco come Call of Duty, dove l'audio è fondamentale. Le mie risposte sono sempre state più o meno le stesse. Le mie cuffie sono le Astra 40, ho sempre utilizzato queste, comunque le uso veramente da tantissimo tempo. Le considero le migliori cuffie sul mercato per giocare su console e sinceramente mi sento di consigliare solo queste, cioè se dovessi consigliarvi delle cuffie vi direi comprate le Astro. L'unico problema di queste cuffie è che hanno un prezzo altissimo, cioè per poterle comprare le cuffie più il mix amp, apriamo una parentesi, per chi non lo sapesse il mix amp è una specie di mixer, scheda audio esterna, fondamentale per giocare appunto con queste cuffie, perché ti permette di utilizzare il Dolby, di poter regolare l'audio di gioco, il volume della chat e tante altre cose. Queste cuffie più il mix amp costano sui 200 euro, un prezzo molto molto alto effettivamente, cioè se uno non ha tanti soldi da parte, comunque 200 euro di botto per delle cuffie sono tanti. O comunque in generale uno può anche avere milioni di euro, ma 200 euro per delle cuffie non volerli spendere. Lo capisco, alla fine sono delle cuffie. E quindi la mia risposta è sempre stata questa: io vi consiglio queste, però costano tanto. Se volete fatelo, ma costano effettivamente tanto. Però oggi è un giorno un po' particolare, ragazzi, perché questo video sarà un video in cui andrò a provare delle cuffie economiche, delle cuffie che vorrò provare per poi eventualmente consigliarvele o meno. Di che cuffie sto parlando? Sto parlando del modello economico di queste cuffie qua. Sinceramente non so da quanto tempo è uscito, ma non da tanto. Queste cuffie non sono altro appunto che delle versioni economiche delle mie Astro, cioè queste cuffie che vedete qua in versione economica. Non so se si sentiranno peggio o uguale, non ho idea. Per poterle ricevere, che ho fatto? Ho contattato il mio sponsor di fiducia, ovvero GameXP, un sito che mi supporta da sempre, che ringrazio infinitamente, che non è altro, per chi non lo sapesse, che è l'unico sito italiano che vende accessori da gaming, in poche parole. Cioè lui vende praticamente cuffie, control freak, scuff e tutte quelle cose appunto che puoi mettere sul pad. Insomma, accessori di ogni tipo per chi gioca magari a COD competitivamente. Insomma, accessori per giocare meglio, diciamo. Ed è l'unico sito italiano che lo fa. Quindi io da sempre, ancora prima di diventare suo partner, compravo da lui, perché le cose da lui ti arrivano in 2 giorni, mentre se le compri dal sito ufficiale, magari delle cuffie, ti arriva dopo 2 settimane. E il prezzo è uguale, quindi non cambia assolutamente nulla. Quindi l'ho contattato e gli ho detto: senti, io vorrei provare le cuffie nuove appunto, quelle economiche. Però ti dico una cosa, cioè le provo e se non mi piacciono dico che non mi piacciono, perché effettivamente questo video, ci tengo che sia chiara questa cosa qua, è una cosa che ho scelto di fare io, non mi ha pagato nessuno, non mi ha contattato lui per dirmi di prenderle, ho fatto tutto io, volevo provarle per consigliarvele, perché effettivamente mi incuriosiva anche a me stesso provare queste cuffie qua per capire se effettivamente avevano fatto un buon lavoro o meno. Quindi in questo video non farò altro che unboxare queste cuffie per vedere cosa c'è dentro e provarle in una partita di COD per dirvi in tempo reale se effettivamente ha senso comprarle o non ha senso comprarle. Io uso queste cuffie da una vita, quindi utilizzando e mi renderò subito conto se si noterà tanto la differenza. Quindi direi che possiamo iniziare, ragazzi. Ok, metto inquadratura. Allora, ho già levato il cellophane alla scatola, ora l'andrò ad aprire e vi farò vedere il contenuto. Purtroppo non riesco a fare un'inquadratura dall'alto perché non so dove mettermi, vi giuro, cioè non riesco proprio a livello logistico a piazzarmi da nessuna parte, quindi lo faccio io, vi faccio vedere quello che c'è dentro e via. Quindi allora, primo step è capire come si apre questa scatola, perché ogni volta è un'impresa quando devo aprire queste scatole qua. Ale, perfetto. Minchia, un odore di plastica di quelli tossici proprio. Olè. Leggerissimo, veramente leggerissima come confezione. Cioè, le altre cuffie pesantissime, ragazzi, vi giuro. Le cuffie Astro A40, vabbè, là dentro c'è mixamp e tutto, però pesano un botto. Questo è proprio leggerissimo. Come vedete, aprendo si trova subito un... cosa c'è? È attaccata sta roba qua? È incollato. Oh, ok. Un manualino, poi nient'altro. E poi sfilando questa parte qua troviamo le cuffie. Anche il packaging, quindi la confezione fatta, si vede un po' per risparmiare. Cioè nelle Astra 40 c'è una scatola bellissima che si apre, si chiude con mille cose qua. Ok, cuffie scartate, si presentano in questo modo qua. Come vedete esteticamente sono molto molto simili alle mie. L'unica differenza è che sono tutte in plastica. È una plastica durissima innanzitutto, cioè non è una plastica che si rompe questa qua. Sono straelastiche, guardate. Cioè guardate quanto si allargano queste cuffie, ragazzi. Cioè non so se vi rendete conto, cioè di quanto si possono, diciamo, allargare. Cioè non si può rompere praticamente. Il microfono è, come al solito, questo qua. È molto malleabile, eccetera eccetera. Questa parte delle cuffie purtroppo non può essere rimossa, a differenza di questa che invece
è rimovibile, quindi personalizzabile, è un tutt'uno, ecco, una parte tutta unica. In pratica diciamo che la sagoma è molto simile alle mie, praticamente identica. Cambia soltanto il materiale, cioè un materiale di plastica. Questo è più, non so cos'è in realtà questo qua. Qua ci sono pezzi di ferro, alluminio, non so cos'è. Questo qua invece è solo plastica, però è plastica molto dura, molto dura. Tra l'altro, ripeto, è molto elastica anche, dura ma è elastica allo stesso tempo. Qua si possono allargare e stringere le cuffie come nelle mie. Se non erro, ste cuffie si dovrebbero attaccare solo al pad, cioè dovrebbe essere un attacco semplice al pad. Sì, si attaccano al pad, però allo stesso tempo si possono attaccare anche al mix amp, ripeto. Cioè se tu hai già un mix amp, puoi attaccare queste qua al mix amp delle Astro, quelle che uso io. Cioè, quindi alla fine diventano delle cuffie normali. Però ripeto, stavolta non le voglio provare così perché non ha senso. Mi interessa provarle così, come te le vendono. Quindi non c'è altro qua dentro, no? È tutto vuoto, ok. Questo è quello che c'è con 60 euro. Ti danno queste cuffie e un cavettino, basta, va bene. Ok, direi anche di provarle a sto punto, visto che non le ho ancora provate. Quello che vi posso dire è che sono... è più piccolo il padiglione, cioè questa parte qua si sente. Cioè l'altro è molto più grande e questo è un po' più scomodo. È meno morbido l'imbottitura, è più dura, quindi è un po' più scomoda. Isola peggio delle altre, molto peggio. Cioè basta fare un po' di rumore, lo sento benissimo. Con le altre non sento niente quando ce l'ho in testa. Non sono così scomode, cioè sono meno comode delle altre, ma ci stanno effettivamente. Vabbè, sti cazzi, tracciano questa roba qua. Qua abbiamo il pad, dovrebbero attaccarsi qua per funzionare in teoria. Ok, sto riavviando la play. Comunque, cioè effettivamente tenendole in testa non sono scomode. Cioè io sono abituato a quelle che sono veramente una comodità atroce, ragazzi. Cioè quelle sono proprio bellissime. Tra l'altro hanno addirittura il rivestimento in pelle, cioè nel padiglione. Però non sono scomode queste qua. Cioè ho provato un sacco di cuffie nella mia vita, chiaramente, tracciando quelle per giocare. Queste sono cuffie normalissime, cioè non schiacciano la testa, non ti schiacciano l'orecchio, avvolgono bene. Ok, si nota effettivamente molto la differenza, si nota effettivamente tanto. Allora, vi dico così, su due parole, l'audio è innanzitutto molto più ovattato dell'audio delle altre Astro collegate col mix amp, ovviamente. La qualità si sente che è più sporca, si sentono pochissimi bassi, ma soprattutto mi confonde il fatto che ho ovattato. Le cuffie ovviamente sono stereo, ragazzi, ovviamente questo. Vai a provare a sparare. Sì, ragazzi, è molto più debole il suono. Aspetta che... no, boh, ok. E niente, semplicemente un suono più sporco, più ovattato, meno forte, con meno bassi, ripeto. Però effettivamente non fa schifo. Diciamo che se devo dare da una scala da 1 a 10, se le Astro che uso io sono un 9, queste sono un 6, 5 e mezzo 6 a livello di audio, sinceramente. Sì, cioè non fanno vomitare, ecco. Però non sono niente di spaventoso, ecco, cioè... alla fine, ripeto, costano 60 euro, cioè 60 euro, ragazzi. Voi direte, ok, non sono pochi 60 euro, ma paragonate alle altre che costano 200 euro. Cioè, c'è una bella differenza, ecco. Ma questo affiancamento, intanto stiamo facendo vomitare. Mi sto concentrando su sentire l'audio. Boh, cioè, ve lo devo dire proprio sinceramente, ripeto, le mie... cioè, le Astra 40 originali, quelle proprio base... sono chiaramente molto, molto meglio, molto, molto meglio. Però, cioè, se dovessi tornare a qualche anno fa, senza cuffie... andrebbero benissimo, cioè non... se non avete delle cuffie, volete prendervi le prime cuffie per dire... sono perfette, cioè si sente sicuramente molto meglio del Turtle Beach o altro. Sono sicuramente molto più comode soprattutto. Bah, quindi tiriamo un po' le somme. Il prezzo è bassissimo per essere delle cuffie dell'Astro. Quindi prezzo ovviamente un punto a favore. Esteticamente parlando non sono male, sono abbastanza carine, ve l'ho detto, ve l'ho fatto anche vedere. Non cambia tanto da... cosa fanno sti due? Non cambia tanto dalle cuffie standard che conosciamo tutti quanti, dalle mie per dire. Sono... cioè la sagoma è uguale, cambia un po', diciamo... che cambia molto il materiale con cui sono costruite, il fatto che non le puoi personalizzare, eccetera. Ma la sagoma è quella. La plastica con cui sono realizzate comunque è molto buona, veramente molto buona. Cioè è proprio bella tosta, non è plastichetta che si rompe, è durissima. Per quanto riguarda la comodità... sono comode, cioè non nulla da dire. Ripeto, io mi baso sempre su quelle base. Quelle base sono molto più comode, ma sono comode anche queste qua. L'audio, se devo dare appunto una scala da una 10, vi dico un 6 su 10. Non fa schifo, non è niente di estremamente buono. Un audio proprio medio, cioè un audio normale, ragazzi. Però si percepisce da dove arrivano i nemici, cioè. E ripeto, non sono attaccate al mix amp. Attaccate al mix amp diventerebbero automaticamente quasi come delle Astro normali. Però a quel punto, comprandovi anche il mix amp, vi state comprando le cuffie che ho io, perché alla fine il prezzo diventa quello. 6, rimango su 6 alla fine. Sì,
un 6. Sono sufficienti, vanno bene. Per il prezzo sono delle cuffie azzeccate secondo me. Quindi ve le posso consigliare. Se volete spendere 60 euro più che prendere altre cuffie, vi consiglio di prendere queste qua. Cioè alla fine ci stanno. Le comprerei. Se dovessi comprare delle cuffie a 60 euro comprerei queste, ve lo dico. Quindi ragazzi, nel caso fatemi sapere nei commenti se anche voi le avete provate. Niente, io ringrazio ancora GameXP per avermi fornito queste cuffie per fare questo video. Aspetto i vostri commenti raga. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci becchiamo alla prossima. Un salutone anche dalle mie cuffie. Bella.